Ciao a tutti, parliamo ancora una volta di messa a punto per la tour, però ne parliamo in un modo un pochettino alternativo. Vediamo come mettono a punto il barbol raccontando gli americani, quindi chiameremo questa fase messa a punto all'americana. All'americana perché deriva un po' dalle informazioni che ho ricevuto da un grande allenatore raccolto d'oltreoceano, Rick Stonebraker. Allora, vediamo un po', le cose sono più o meno identiche, se non che il metodo cosiddetto all'americana non prevede di tirare frecce spennate come facciamo noi a 15, 18, 20, 25, 30 metri, ma prevede di utilizzare metodi diversi che oltretutto sono interessanti perché non implicano di avere moltissimo spazio. Per questa messa a punto all'americana bastano 10 yard, circa 9-10 metri. Allora, intanto, quindi è un'attività che possiamo fare tranquillamente in palestra, visto che avremo tra poco la stagione indoor. Allora, intanto la messa a punto per l'arco nudo, come sappiamo già da tanto tempo, come ho spiegato tante volte, è molto 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 diversa da quella che è la messa a punto da Polimio, perché prevede una marea di stili diversi. Una marea di stili diversi vuol dire stream walking, face walking, quindi possiamo correre sulla corda, possiamo correre sulla faccia, o addirittura possiamo non correre né sulla corda né sulla faccia, ma mantenere sempre lo stesso ancoraggio e la stessa presa sulla corda, sotto la corca o infradito, e cambiare solamente il nostro punto di mira, quindi variare con la tecnica del gap shooting il nostro punto di mira. Quindi tutte queste diversificazioni nello stile di tiro portano ad avere una messa a punto molto molto diversa e molto complicata. Diciamo che abbiamo dei passi essenziali in cui noi possiamo procedere e fare le opportune verifiche, le opportune variazioni per quanto riguarda arco, corda, frecce, arcieri, che è quello che noi possiamo variare. Cosa abbiamo a disposizione per la variazione? Intanto la potenza dell'arco, la freccia e il tipo di freccia, quindi la freccia dovrà essere adeguata alla potenza dell'arco, ma sono tutte cose che già conosciamo. Il bottone di pressione, quindi la molla del bottone di pressione, cominceremo con la molla media, l'allineamento della corda, quindi il center shot, l'allineamento della corda sulla freccia, come al solito dovrà essere per arcieri destri mezza punta spostata alla nostra sinistra, quindi si dovrà vedere mezza punta leggermente spostata, il brace, quello del produttore. Ricordiamoci comunque, se facciamo variazioni di brace dovremmo anche verificare la variazione che avviene contemporaneamente sul nostro punto. Cosa andremo a fare in questa messa a punto all'americana? Beh, intanto in questa messa a punto all'americana abbiamo come prova regina, come inizio, è la prova della carta. La prova della carta che avviene con le frecce spennate. Quindi ci posizioneremo a 3-4 metri dal nostro foglio di carta e tireremo con delle frecce spennate e vedremo fisicamente come fare tutto questo. Poi regoleremo il bottone di pressione. Vedremo come regolare il bottone di pressione in modo tale che ad ogni variazione della nostra regolazione del bottone ci siano degli spostamenti. E poi vedremo come ottimizzare tutto quello che abbiamo fatto precedentemente. Quindi con la prova della carta cosa abbiamo fatto? Abbiamo verificato il punto di incontro, messo a punto la freccia col nostro modo di tirare, quindi verificheremo che la nostra freccia sia in spine adeguato, secondo il nostro modo di rilasciare, secondo il nostro stile di tiro, e vedremo se sarà possibile o meno ottenere delle variazioni, se no purtroppo addirittura dovremmo cambiare il tipo di freccia.
Quindi, prova della carta per verificare il punto di incocco e ottimizzare il tipo di freccia. Regolazione del bottone a 15-18 metri, e vedremo come regolare il bottone. Metodo RISE di salita e discesa che si effettua a 10 lande, quindi a 9 metri. Questo metodo di salita e discesa vuol dire che tireremo frecce impennate con lo string da 5 a 45 metri e vedremo come si comporteranno le frecce, e da lì potremo capire se ci saranno ancora delle variazioni da fare per quanto riguarda il bottone o il self-shot. Detto questo, possiamo cominciare a effettuare la messa a punto del bottone. Diciamo che la divideremo in tre fasi, quindi prova della carta, regolazione del bottone, metodo di salita e discesa. Farò i filmati ognuno a sé stante, in modo tale che potrete tranquillamente vederli senza riguardarlo tutto. Per ora, grazie e buona visione del metodo di messa a punto alla verità.